Svolge un servizio importante per la cura di molti pazienti, in alcuni casi fondamentale per salvare delle vite. Stiamo parlando della camera iperbarica di Palmi, unica presente in Calabria, che dallo scorso maggio vive un periodo di grosse difficoltà per la mancanza di medici. L'organico, ormai ridotto all'osso, non permette alla struttura di poter funzionare al meglio ed essere d'aiuto a un numero maggiore di pazienti che provengono da tutta la regione per la cura di moltissime patologie. In questo momento abbiamo 22 pazienti che vengono giornalmente. Siamo limitati dal fatto che c'è soltanto un medico, che sono io, e l'altro sta imparando. Quindi non possiamo aumentare il numero delle sedute, perché in teoria noi potremmo fare 4 sedute al giorno per un totale di 40 pazienti. Un ruolo delicato, quello dei due medici e dei paramedici, svolto a costo di enormi sacrifici personali. Servirebbe poco, secondo la dottoressa Gentile, per rimettere in moto un sistema virtuoso. Essendo l'unico centro, riteniamo che sia un diritto di tutti i cittadini calabresi di potersi curare. Tocca adesso all'ASP di Reggio Calabria mettere la struttura in condizione di poter funzionare al meglio. L'ASP può impegnarsi a mandarci un'altra unità. Tra l'altro, nell'ambito dell'azienda ci sono le figure professionali, ci sono degli anestesisti rianimatori che hanno fatto richiesta di venire qui e che hanno una formazione. Francesco Altomonte per la CNews 24.